Benvenuti a una nuova puntata dell'allenamento indoor, oggi con Rebecca Gariboldi. Ciao, Rebi. Alan, ciao a tutti. Sei pronta? Pronta. Ti ho portato a Parigi. Va, cosa vuoi di più? Che fortuna. Siamo sugli Champs-Élysées, allenamento romantico. Allora, che roba. Allenamento, possiamo dire, un medio cattivello, un interval. Interval cattivello. Interval training cattivello medio by Rebi. By Rebi. Quindi per dargli una definizione. Sì, dai, chiamiamolo così. Allora, partiamo subito con 5 minuti di riscaldamento che abbiamo già iniziato, tra l'altro, sì. A Z1, quindi intensità da 1 a 10, 1 proprio, sì. per accendere il motore. Una piccola progressione. Ma comunque, sì, dai, un po' di progressione. Vediamo il 40% dell'FTP, comunque giusto da iniziare a far girare le gambe. Muovere le gambe, sì. Ok, poi 2 minuti a Z2, quindi intensità 3, 65% dell'FTP, quindi medio, e poi andiamo avanti strada facendo. Questo è un allenamento che adotti spesso, visto che sì, l'abbiamo diciamo messo by Rebi, questo è, ce l'hai suggerito tu, quindi immagino di sì. Sì, diciamo che in alternativa a un allenamento che avrei fatto outdoor in una giornata non troppo impegnativa, però dove voglio comunque insomma portare a casa del lavoro fatto, e diciamo che questa seduta sui rulli può essere un'ottima soluzione. Non okay. andiamo a lavorare a intensità troppo elevate, però neanche troppo blande. Ok, è la prima volta che ti alleni sui Champs-Élysées? Virtualmente sì. Però invece hai pedalato anche sui Champs-Élysées? Sì, sono stata sui Campi Elisi nel 2018, mi sembra, con Oakley. Abbiamo fatto una ride prima dell'arrivo del Tour de France, dell'ultima tappa, e devo dire che me li aspettavo molto più easy e facili di come sono nella realtà, cioè dalla tele non rende assolutamente giustizia quello che è quel pavé, e soprattutto c'è la pendenza. Sì, la strada è leggera salita, non faccio piano. Io l'ho fatto al Tour de France 2013, l'ultima tappa classica. Certo. E feci fatica, perché poi arrivi dopo 3 settimane di gara. Bravo! Durissime. Cioè, io non si immagina con il le ritmo, gambe rotte. Il ritmo folle. I rilanci. Io mi ricordo il povero Vestra, ci ha lasciato un anno fa, e partì per l'ultima tappa di Champs-Élysées mezzo malato. Aveva avuto problemi insomma fisici la notte precedente. Quindi dice, vabbè, è una tappa piatta, stai in gruppo, no, ti salvi. No. Si è staccato dopo un giro dentro i Champs-Élysées. È lunga, E è stato tipo doppiato, si è dovuto ritirare. Poverino, perché quando ti doppiano, poi sì, va. Ti devi... Si è ritirato l'ultima tappa del Tour de France. No, per no, farvi capire. Sì, non è per niente banale. Il circuito finale del Tour, il Champs-Élysées, è durissimo. Non è per niente banale. Sì, poi l'hanno riprodotto alla perfezione. Noi fortunatamente non sentiamo le sollecitazioni del padre. E soprattutto non abbiamo il ritmo del gruppo il Tour de France. Però potrei dire, mi sono allenato con i ragazzi di GCN Italia sugli Champs-Élysées, esatto, a Parigi. Sì, mi hanno portato a Parigi, sono veramente dei ragazzi d'oro. Veramente. Allora, abbiamo quasi finito il riscaldamento, manca un minuto, ripetiamo cosa ci aspetta dopo. 2 minuti Z2, 65% dell'FTP, e iniziamo un po' a scaldare il motore sul serio, a fare un po' di medio. Si passa dal riscaldamento ad accendere un po' accendere i pistoni qua, Rebi. Allora, 40 secondi. Beh, tu sei in piena attività in inverno, tu. Ah sì, di rulli non ne fai tantissimi, immagino. Ma allora, devo dire che è uno strumento che io utilizzo abbastanza, ma dettato più che altro dal fatto che compatibilità di orari, tempistiche di lavoro, e a volte secondo me per fare, cioè si riesce a fare una seduta migliore sul rullo, sì, a livello vero, proprio di allenamento, piuttosto che uscire e magari in certe giornate subire condizioni meteo estreme, rischiare di ammalarsi. Sì, anche perché chiaro che sì, non posso affrontare tutta la stagione allenandomi solo sui rulli. Detto il portale dei 2 minuti a Z2, e ricordiamo, Rebi è una crossista esperta,
quindi la sua stagione è incentrata nei mesi invernali. Sì, giustamente, poi anche in inverno uno dice si allena fuori, ma ci sono le giornate particolarmente brutte, sei costretta ad allenarti sui rulli. Quando davvero piove o fa veramente freddo. Sì, e soprattutto essendo nel vivo della stagione non puoi permetterti di perdere. Cioè sai, magari lo stradista che inizia la stagione più avanti dice va bene, dai, oggi riposo, se è solo un giorno di brutto, col clima brutto. Invece magari è molto importante fare la stagione. Tra l'altro tu, Rebi, oltre a gareggiare, lavori anche, non fai tutte e due le cose, lavori. Sì, diciamo che combino un po' quello che è il mio lavoro nel marketing, lavoro nella filiale italiana del gruppo KTM e combino la mia attività sportiva, quindi... Sì. Però ti capita anche di rientrare più tardi a casa, hai bisogno di fare un piccolo allenamento, lo fai sui rulli. Esatto. Sì, che bravo, quindi... che riesci a conciliare le due cose. Con un po' di follia si fa tutto. Anche perché poi vai a fare le gare di cross con le migliori in Italia, quindi... Certo, sì. Si prova. Allora, tanto noi continuiamo la nostra cavalcata sul pavè. Pavè liscio, vedi com'è bello liscio. Bello liscio su giù sul pavè. Un pavè easy. Allora, ci prepariamo mentalmente ai prossimi 2 minuti. 2 minuti in Z3 all'80% dell'FTP. Siamo sempre a un buon medio, da 1 a 10 indicativamente livello 5 di intensità, perché avessi una cicletta a casa. Certo, esatto. Ale. Sono iniziati 2 minuti. Io sto al ventilatore di Wahoo qui davanti a me, mentre la Rebi niente, tutto spento. Sì, perché già prendo il vento contro andare in giro. Una volta che posso non prendere il vento contro. No, diciamo che non sono fan Per sudare un po' meno. Cioè, sì, quello è vero. Io senza ventilatore sudo come una bestia. L'ho già dimostrato in altri video. Ah sì? Ci sono le prove? Sì, certo. Mi raccomando, questo allenamento da un'ora, è importante idratarsi, bere almeno un litro d'acqua, lo vogliamo bere? Sì, dai. Un litrotto, soprattutto se non usate il ventilatore. Esatto. Un litro d'acqua. Anche, secondo me, che trovo importante bere anche dopo la seduta, cioè continuare a idratarsi anche poi. Sì. Allora, qui in questo allenamento non abbiamo messo le pedalate libere, però cadenza naturale sopra... Sì, però magari se siamo stati intorno alle 80, sì, certo, non sarebbe male. Facciamo a girare le gambe, diciamo che di mio come cadenza media, visto che ce l'hai altina, ce l'ho altina. Allora mancano 10 secondi e passiamo agli altri 2 minuti, Z4. Questa è una bella progressione in 3 step, diciamo, dai. Z4 inizia ad essere un po' impattante. Quindi 90% dell'FTP. Qui si parla meno, io parlo meno, Se vuoi dire qualcosa tu, io mi concentro nella mia Z4. Ti vedo in sofferenza, Ale. Quando manca l'allenamento, Debbie, è così. Ma come? Dai, mi hai raccontato che fai... Il ciclismo è spietato. È uno sport spietato. Il ciclismo non perdona. Non perdona. Invece te che gambe avevi quando sei arrivato all'ultima tappa del tour? Sono molto stanco, Rebi. Io considero che alla 7ª tappa sono arrivato con i crampi... Anche alle orecchie. ...in entrambe le gambe. Perché abbiamo tirato tantissimo per Sagan quel giorno. Abbiamo fatto staccare 100 corridori, abbiamo staccato Cavendish, Kittel, Greipel, tirato 130 km pancia a terra. Porca con 38 idea. Gradi. È perché poi anche il caldo. Quindi io la 7ª tappa avevo i crampi. I crampi non,
avevo le contratture che sono rimaste lì fino alla fine. Non ce ne sono mai andate. Non ce ne sono mai andate, riuscivo a fare la spinge ovviamente. Certo. Però avevo queste due noci piantate. Tutte le sere facevo la tecar. Mamma mia. Secondo me devi davvero sopportare fisicamente un dolore che non è spiegabile. Sì. Ma l'adrenalina ti abitui proprio a un dolore corporeo che l'adrenalina e la testa ti aiutano a spostare i tuoi limiti sicuramente. Pazzesco quello che riesci a fare in un giro a tappe, quello che riesci a fare il tuo fisico. Eh sì. Poi tu mi fai parlare. Stiamo finendo l'intervallo, eh. Mannaggia a te. Allora. Stiamo finendo. Dai Alan. Ecco, finito. 4 minuti. Recupero, Z1. Proprio recupero, fate girare le gambe. Potevi farmi la domanda? Adesso in recupero. Dove te la rifaccio? Comunque tornando ai grandi giri. Alle tue gambe, all'ultima tappa. No, riesci, cioè, ero stanco sicuramente, però... Più ero... contento o più stanco? No, ero, penso 50 e 50. C'era la grande soddisfazione di aver finito il Tour de France, di aver vinto la maglia verde con Sagan, dopo aver lavorato tantissimo per lui. Una bella soddisfazione. Tutti i giorni abbiamo lavorato, il fiato più possibile, e quindi... Fatica ripagata però, dai. Pensa che mancano 3 minuti di recupero, lo posso anche raccontare. Poi dopo abbiamo 2 minuti in Z4, finito questo periodo, questo... tratto di recupero. L'ho raccontato più volte questo aneddoto, ormai lo sanno tutti, non so se lo sai anche tu. E finita la tappa abbiamo fatto una festa con Cannondale, eh? Abbiamo bevuto un po' per festeggiare ovviamente, dai. Ha vinto la maglia verde, l'hanno vinto. Eh beh. E niente, cosa succede? Succede che usciamo dall'hotel per andare a fare un po' di continuare la festa. Valdoria. Continuare la festa, tutta la squadra. C'era Peter Sagan, aveva una bottiglietta d'acqua in mano e a un semaforo ha tirato un po' di acqua a questa macchina. Forse questo aveva il finestrino aperto, non so, si è bagnato con un po' di acqua. Un pochino. Niente di che. Io che ero un po' brillo come tutti gli altri mi sono messo a correre in avanti. Questo qui pensava che io corressi perché ero stato io a tirare l'acqua. Quindi cosa ha fatto? È venuto avanti, è sceso, uno molto grosso, molto largo, molto cattivo, e senza neanche sentire cosa avevo da dire, cioè non ho fatto in tempo non ho fatto in tempo ad aprire la bocca. Quindi così dal niente mi ha tirato un gancio sotto il mento e per tipo quasi un minuto non hai capito niente. No, io tenevo gli occhi aperti, vedevo nero, mi sono spaventato. Porca miseria. Ma ha toccato nel punto giusto. Sapeva dove prenderti. Forse era un pugile esperto, non lo so. Poi beh, sono arrivati gli altri, hanno baruffato un po', poi li sei in macchina e è andato. E intanto tutto... tu te la sei presa. E Peter dice, dovevi stare con me. La squadra rimane sempre compatta. Vedi? Tra l'altro un bel insegnamento. Guarda che secondo me è stato meglio così, perché se arriva... Se arrivava da te Peter finiva male. Se gli dai anche tu, però finiva... Però... un disastro. Allora tu dici, tu hai subito. Esatto, ho subito io. Gregario fino alla fine. Gregario fino all'ultima sera di festa anche, ti rendi conto? Cioè più di così cosa devo fare? Bravo, cioè proprio una devozione. Poi alla fine mi sono fatto, per fortuna mi sono fatto niente. Mi sono rialzato che sentivo come dei sassolini tra i denti, perché dalla botte i miei denti si sono un po' scheggiati, quindi. Porca miseria! La cannonata l'ho presa. L'hai presa. Però dai, è andato tutto bene. Per concludere. Questo è un aneddoto che ormai ho raccontato anche in video quando ho fatto l'intervista a lui su, qui sul canale. E fa sempre molto ridere. Ok ragazzi, la pacchia è finita. Mancano 20 secondi. È ora. E si riprende. Abbiamo 4 volte a lavorare. Lavoro. Eh sì. Andiamo per gradi ragazzi, non corriamo. Ah, per gradi, va bene. Tanto poi chi vuole può scaricare la tabella che è in descrizione, quindi sa già cosa dobbiamo fare. Iniziamo. Allora, 2 minuti Z4.
quindi 90% dell'FTP. Intensità 6 da 1 a 10. Se vi ricordo, potete trovare la tabella nella descrizione. Lo ripeto. Porca miseria, sei indurito un po' troppo. Alan! Sto piantando. Ti sei piantato? Porca miseria. Ma fammi parlare, baby. Vai, ora ti faccio la domanda nei prossimi due minuti. Parla. A intervallo finito. Questo è il famoso sweet spot, Rebi. Questo, come abbiamo detto, di sweet non c'è niente, giusto? È chiamato in gergo sweet, dolce, spot, che è posto. Sì, punto dolce. Punto, un punto, insomma, preciso, un punto dolce. Dolce, non so perché è dolce, ma io mi dissocio. Mi dissocio da questo gergo. Dai, ragazzi, che è quasi fatta. La Rebi che mi incita e io incito voi. Dai, ragazzi, dai, che è fatta. 30 secondi. Concentrati. Poi 2 minuti di recupero, eh. Dai. Cinque, quattro, tre, due, uno, entriamo nel portale del recupero. Allora, recupero 2 minuti, poi altri 2 minuti di sweet spot, quindi al 90%, 2 recupero, 2 ancora sweet spot e poi 2 di recupero. E 2 di sweet spot, cioè. Sì, per un totale di 4 ripetute fatte da 2 minuti più 2 minuti. Esatto. 2 di sweet spot e 2 di recupero. Bravissima Rebi, hai precisato ancora meglio di me. C'è più ossigeno qui che di. Ma io come comincio a fare un po' da, sono lucido poco di mio di base, poi come comincio a fare un po' di fatica, perdo quel poco di lucidità che ho di base. E vabbè, comunque andiamo avanti. Un po' alla volta. 1 minuto di recupero. Tu Rebi sgambetti, tu sei in piena attività, chi ti ammazza? Chi mamma? Chi ti ammazza te? L'inverno è il punto più caldo della tua, diciamo, stagione. Che essere un atleta, a differenza, diciamo, di tanti altri e della maggioranza, che da regio d'inverno, sì, e meno di estate, diciamo, sei sempre in forma anche in momenti dove gli altri non lo sono. Sì. E anche lì ti prendi un po' di rivincite, devo dire. No, è bello questa cosa. No, ogni tanto un po' ci sta, no? Ogni tanto le dai, ogni tanto, tra l'altro, le prendi. La Rebi è fidanzata con Davide Martinelli, 10 anni di professionismo, World Tour, con te ti allena, si è allenato spesso, no? Sì, beh, cioè ero più io che mi allenavo con lui, diciamo. Che poi allenata con lui, io partivo, mi mettevo a ruota, esatto, e ci stavo finché riuscivo, no? Facevi lo sweet spot dietro di lui. Sì. Allora, 3, 2, 1, le 2 minuti sweet spot, 90% di FTP, Z4 per i più precisini. Intensità 6, da 1 a 10, 6. Quante pedate tieni? Mamma mia! La mia pedata naturale, sempre, diciamo, che sono le 90, 95. Sempre sopra le 90, brava Rebi. Una bella cadenza la Rebi. Tu 70, 80 dai. 80, 80, sono sempre sopra 80. Non puoi imballarti troppo. No, no, per ora va bene così. Vedi, però appena mi distraggo un attimo, aspetta, vado sotto le 80 pedalate. Comunque pedalate libere, pedalate libere. Pedalate libere, fate però diciamo che
consigliato sempre intorno alle 80. Esatto, almeno. Intorno alle 80. Poi ci sono 78, va bene. O no? Perdoniamo. Perdonate, no? Accettiamo. Aspetta secondi. Ale, ale. Dai che poi si recupera. Dieci secondi. Dai, era anche fatta. Dai. Ale, recupero, recupero. Libero. Free. Ma consiglio di recuperare la Z1. Questo inverno, Alan, hai testato un po' le tue doti ciclocrossistiche o no, hai... No, avevo promesso che avrei fatto una gara ciclocross, ma... Ti aspettavo. Mi hai dato buca. Però, Rebi, scusa un attimo. Ma... Io ci credevo. Il problema è che non esistono i ciclocross amatori. In che senso? Non sono le gare amatoriali. Come cioè, no? Sì, ce ne sono pochissime. Ma come? Cioè, ma le gare tutte quelle... le domeniche? No, dai, le gare come quelle no? Che... Quelle più vicine sono tutte elite. No, no, Alan, non attaccarti questa scusa perché... Non regge assolutamente. Vabbè, anzi. A Brugheri non c'erano gli amatori. Non c'erano gli amatori a Brugheri. Ma come no? Certo. Ma allora, ho guardato forse... La domenica. Il sito sbagliato. Noi abbiamo gareggiato di sabato. Vabbè, gli allora, amatori ho fatto delle ricerche sbagliate. Vabbè. Comunque avevo altri impegni. Ok. Va bene. Allora ok. Per l'anno prossimo ti aspetto. No, da me sono un po' pigro, mi arrabbi, è che io volevo arrivarci un po' preparato, un po' allenato, per non sei riuscito. Almeno per toccare palla, cioè per certo. Essere competitivo, capito? Sono arrivato a fine ottobre in condizioni, come sempre, deplorevoli. E non hai potuto cimentarti? No, poi la domenica di Brugherio ero impegnato, ero accompagnato di Bettiole, dopo... Vabbè, comunque adesso il fatto che tra 20 secondi dobbiamo fare un'altra... Mai. Sessione hai di recuperato? 2 minuti e 34. Dai, la terza è ripetuta di 4. È la terza questa, giusto? Sì. Ok. Siamo nel portale della fatica. Ale. Il portale della fatica. Il portale della fatica. Che non è l'arco di trionfo. È l'arco della sofferenza. Entriamo. Qui non si trionfa. Concentrati, Rebi, se vuoi parlare tu al posto mio durante questi 2 minuti sei libera di farlo. Sì, diciamo che è giusto sentirsi impegnati in questo intervallo, quindi... Se dovete trovare quel ritmo che vi permette di essere impegnati, è giusto, cioè senza 74. Esplodere. Sì, 74. Deve essere ripetibile nelle ripetute questo tipo di comunque risposta. Il 90% della FTP non te lo regalano, eh? No, però non possiamo neanche esagerare perché altrimenti... No, per carità. Fatta una ripetuta. Non esageriamo. Scendiamo dai rulli. No. Abbiamo fatto di peggio comunque, eh? Sì. Immagino. Abbiamo fatto tantissimi video dove ci siamo fatti molto più male. Poi io dico sempre che sui rulli lo sforzo percepito è molto più alto, cioè il wattaggio io mi regolo sempre un po' rispetto a quello che tengo in esterno. Dai Alan, siamo entrati negli ultimi 20 secondi ora. La cadenza sta un po' andando a farsi benedire. Coppa del pavè. Mi fa pesare la cadenza. Guarda il portale. Mi fa pesare ecco il portale del recupero. Oh, questo è l'arco di trionfo che voglio io. Ah, così. Anche la terza è andata. Recupero.
Adesso si recupera due minuti. Allora, presso il conto, quante ne mancano di Z4? Di 2 minuti e 34. In questo modo l'ultima ci manca. Quindi abbiamo concluso la terza ripetuta e ci manca l'ultima. Ok, quindi facciamo un'altra 90, 90%, esatto. Quindi 34, un altro recupero. E poi abbiamo un massimo recupero finale. Prima di passare al prossimo lavoro. Il prossimo lavoro c'è ancora vedo degli sweet spot. Stessa roba, la stessa roba. Della spinta. Porca miseria. No, nel prossimo ciclo, cioè, vedo dei 4 minuti a Z4. Quella. L'altro blocco di lavoro. A me è tutto un bel medione. Medione. Medio cattivello. Cattivello. È un interval training al medio cattivello. Ti rompo un po' le scatole, vai, diciamo. Comunque prendetevela con la Rebi, se non. Sì, in realtà con la Rebi, con il mio preparatore. Con Giovanni. Vabbè. Con comunque, Giovanni Gilberti. Viene da te, noi ce l'abbiamo con la Rebi. Perché se tu ci hai messo la faccia, quindi ce l'abbiamo con te. Va bene. Allora, 30 secondi. Riferirò in caso. Esatto. 30 secondi, Rebi. Poi un altro sweet spot. Un altro punto dolce da aggiungere. Dolce. Un buffet di dolci alla fine della seduta. È un buffet. Ormai con tutta questa dolcezza qua, il diabete. Dai, va là, dolce. 10 secondi al portale della fatica. E... Ok. Stavo pensando che comunque l'abbiamo abbinata bene, perché vedi, abbiamo scelto Parigi con la dolcezza, romanticismo, e gli abbiamo messo sweet spot. Quindi ti hai mai portato Davide a Parigi? No, Davide non mi hai portato. Almeno porta la Parigi. Su Swift. Mi ha portato prima GCN. Ti ha portato prima GCN Italia, GCN Italia, esatto. Adesso siamo nel sottopassaggio. Sottopassaggio, sì. Che tra l'altro. Leggera discesa, È super buio quel sottopassaggio. Sì, sì. Mi ricordo che quando ho pedalato appunto sui Cantelisi. Cioè quando entri c'è un attimo. Sì, sì. Di disorientamento. Poi si corre verso sera, tardi. Eh sì. È illuminato. Mi ricordo che il sole è un po' anche di taglio, no? Sì. Quello che ti arriva negli occhi, che non vedi. Esatto. Vai, Alan. Comunque, per me questa ho impostato male, più di una Z4. Non prendertela con me, però. C'è dei valori troppo vecchi. Non guardate le mie pedalate, ragazzi. Non guardate le pedalate. Dai, però quasi fatta. Vai, Ana, gli ultimi 10 secondi, tieni duro. La rete ce l'hai impostata in maniera diversa, secondo me. È più dolce. È la gamba. Sì, dai, anche la gamba. Oh, mamma mia. Adesso abbiamo un recupero di 2 minuti. Ma dopo abbiamo un ulteriore recupero. Stavo quasi per dire. Di 5, stavo quindi... quasi per dire, facevo meno male il pugno in bocca preso a Parigi, sempre qua a Parigi, ma no, non è vero. Dai, non siamo ancora qui. Dai. Adesso abbiamo 2 minuti di recupero più 5, quindi. Comunque. Sì. Riesci a recuperare adesso. Ragazzi, pedalate libere, non guardate. Cioè, c'è una differenza tra le mie e della Rebi mostruosa. Tipo di 20. RPM. Porca miseria. No, rifacciamo un attimo di chiarezza. Allora, abbiamo 2 minuti di recupero, più altri 5 di recupero ancora. Esattamente. Ok, quindi alla fine viene fuori un 7. Un 7 minuti, sì, ok.
scusa se non sono lucido, non ti ascolto. Sì, diciamo che due sono il recupero delle serie e cinque il massimo recupero finale, diciamo. Annuncio già cosa faremo dopo. Diciamo che siamo un po' in linea a quello che abbiamo fatto fino adesso. Caleremo di una ripetuta. Quindi saranno tre le ripetute. Però minuti ad alta intensità, quindi sweet spot, saranno 4 minuti. Quindi 4 minuti di lavoro, sai, due di dolcezza. Recupero, una ripetuta in meno, però l'intervallo, posto che essere da 2 minuti, è di 4 minuti. Sì, ma a me è vero perché sono il doppio alla stessa intensità. Sono preoccupata per la tua cadenza. No, no, non è possibile. Comunque c'è un errore dell'impostazione che ho messa a mano, probabilmente sai cos'è, che comunque la mia FTP è calata. Non hai tenuto conto del calo. Dovresti sempre aggiornare. Sì. E non ho aggiornato e invece la Rebica ha aggiornato, per guarda come bella fresca. Ho aggiornato, vedi? Mannaggia la miseria. Tu durante l'anno qualche garetta su strada? Sì, nella stagione estiva, diciamo che quest'anno è stato un anno un po' di cambiamento per me, perché ovviamente ho iniziato a lavorare, prima studiavo, quindi ho dovuto un po' adattarmi a questa nuova vita, quindi non sono riuscita a gareggiare molto, ho fatto solo un paio di gare, tra l'altro di cui una è il campionato italiano su strada con le professioniste. È stata la prima corsa dopo 6 mesi che non correvo, anzi 4-5 mesi che non correvo. Com'è andata? Male! Beh, cioè, nel senso, non è facile. Bene finché è andata, ma il percorso diciamo che era veramente, veramente duro quest'anno. Diciamo che i primi 100 km non c'è stato problema. Oltretutto era una giornata particolarmente dura, quindi c'è stata subito selezione, dopo 10 km si è rimaste in 50. Neanche. E sono rimasta nella selezione. Però dopo 100 km è finita un po'. È finita la benzina, chiaramente. Sì, ti manca il fondo? Sì, mi mancava proprio il fondo, ma dato da comunque meno ore in cui mi allenavo per date dal lavoro. Ci comunque era 150 km il campionato. Poi la particolare era dura anche per chi, per le stradiste. Adesso non vorrei dirti una cavolata, ma secondo me eravamo sui 2500-3000 metri di dislivello. Che miseria. No, non banale. È stato il circuito vicinissimo a casa mia. Ah sì, abiti in zona, sì, tu, vero? Comano Termio, vivo in Garda. Ah sì, che siamo passate dopo quella discesa dell'inizio brutta, siamo arrivati giù. È proprio lì che c'è stata la selezione. Eh sì, è un campionato italiano molto impegnativo. Però poi, di base comunque gareggio, se riesco, perché comunque lo trovo molto funzionale a quello che è l'attività poi invernale. Perché ti aiuta proprio a mettere il ritmo delle gambe. Sì. Fondo, chilometri, spingere i rapporti, quindi è molto affine. Beh, secondo sì, me sì. In preparazione a quello che è poi si adatta molto bene la tendenza del ciclocross degli ultimi anni, perché prima forse ti pagava di più mountain bike da un punto di vista tecnico, il biker magari aveva qualcosa in più nell'inverno, per come la tendenza ultimamente, a mio avviso, una volta che hai allenato il giusto la tecnica, quindi comunque combinando entrambe le robe, però diciamo che la strada è quello che veramente ti dà la gamba giusta. C'è sempre infatti tutti i grandi crossisti fanno tutti comunque strada. Sì, sì. Cioè gare anche. Sì, sì. Magari anche che non lo sappiamo. Sì, sì, sì. Magari minori, sì, sì. Però l'attività. Sicuramente. La tendenza è quella. Deve essere complementare. Sì. Dopo sono assolutamente pro anche a gareggiare mountain bike. Ad esempio ho fatto infatti anche una gara in mountain bike quest'estate, però. Com'è andata? Domanda di riserva. Ho scelto, senza saperlo, una marathon di 5 ore e mezza. Ma non avevo capito che era una cosa così. L'hai scoperto lì. E nel mentre. È la cosa migliore, stava facendo. No? Sì, probabilmente sì, era sorpresa prima. Dopo tra l'altro quella mattina era partita malissimo perché nel box ho messo la retro, non si era alzato la basculante con la macchina di Davide. No. Quindi ho rotto il baule, sì, no. Ha fatto un danno, è partito subito con un danno. Sono andata a correre 5 ore e mezza di gara. Mamma mia. Comunque Alan, ci siamo quasi, Sì. Abbiamo fatto un po' di chiacchiere mentre recuperavamo. Un po' di pour parler, no? Giusto, giusto. Per far
passare meglio il recupero. E adesso torniamo concentrati. Allora, 4 minuti a Z4, 90% FTP, intensità 6 da 1 a 10, poi recuperiamo 2 minuti. Poi, vabbè, andiamo avanti. Cosa sta facendo? Abbiamo già detto comunque cosa andremo a fare, quindi mentalmente però ragioniamo sulla prima ripetuta. Ovviamente c'è la tabella allenamento in descrizione, quindi tu vedi il portale della sofferenza? Eccolo lì il portale della sofferenza. Ci siamo. Eccolo lì l'arco di trionfo. Ah, il trionfo della fatica. Vai. Quattro minuti. Mi proprio concentrarti. Eh sì, ragazzi, sono fatica, baby. Tu sgambetti. Se vuoi dire qualcosa tu ogni tanto, questi 4 minuti. Ma dopo parlo da sola perché tu non mi rispondi. No, io ti rispondo, tu fammi le domande e ti rispondo. Allora, devo farti domande che mi rispondi sì e no. Esatto. Ma poi se riesco provo anche ad argomentare. Ah sì? Sì. Questo maledetto sweet spot. Quanto mi sta sulle scatole. Mai più sweet spot. Sweet spot, la fava. Ma tengo anche le pedate giuste, Rebi. Vedi, ti vedo. Che bravo, che bravo che sono. Ti vedo bello. Sei pronto anche tu per il weekend? Vieni a fare la tripletta con me? No. Tripletta di gare questo weekend? No. Pensavo volessi partecipare. Con questo lavoro. Sì, Inter va cattivello, secondo me. Inter va cattivello by Rebi. Saresti pronto? Siamo quasi a metà, Stai bevendo? Ho già finito una borraccia. Non è che stiamo varcando la metà. 2 minuti al portale della salvezza. Al portale della salvezza. Sembra una cosa tipo di Harry Potter. Mi sento 51 battiti. Cadenza adesso inizia a calare, però i bats ci sono, sì, è impostato, non scappo, sì, sì. Forza, quasi ultimo minuto. Concentrato, Alan. Pensa che lì davanti c'è... che stai riprendendo... Vanderpool. Vanderpool, bravo! Vanderpool che è con la dissenteria, però. Ultimo dopo minuto. Dopo 3 giorni di digiuno, forse lo riprendo. Forse così, tu dici. Ma... Dai, fai ridere. Vai, vai, vai. Ultimi 30 secondi. Vai. Fai un po' di coraggio, Rebi. Devi incitare chi sta facendo forza allenamento. Forza che è quasi fatta. Dai, ragazzi. Anche loro devono visualizzare Van Der Poel davanti a loro. Sì, sì. Concentrati. Visualizzate. La visualizzazione è tutto, Visualizzare metà dell'opera. 10. Portale del trionfo. Il perdono. Il trionfo del recupero. Oh, che bello. Fatta. Ah, che goduria. Porca miseria. Adesso abbiamo 2 minuti di recupero.
ti dirò che quel pugnetto in faccia lì, faccia, quasi quasi lo sta rivalutando. Potrei cagliare un pugno in faccia per chiudere qui l'allenamento. Dobbiamo risentire il tizio però, che torna. Sì, chissà che fine ha fatto. Sarà ancora là con l'incrocio. Sarà in galera. Sicuramente. Recovery. E tu mi dicevi che quando gareggi comunque la tua media battiti altissima. Sì, molto. Diciamo che allora... Ripetiamolo. È abbastanza variabile, nel senso che ovviamente da gara a gara cambia in base alla temperatura, in base a come sono arrivata a quella gara, quindi se è fresca, se è un po' stanca. Se ho gareggiato nei giorni... Sei più stanca, la frequenza cardiaca è più bassa. Assolutamente. La media battiti più bassa. Anche se ho gareggiato ad esempio il giorno prima. Quindi insomma ci sono un po' di variabili, però diciamo che tendenzialmente per me arrivo intorno a 190 quando sono pochi. Ok. 100. Sì dai, direi che mediamente intorno ai 190 medi. Siamo lì. Vero. Mi manca 20 secondi. Ricarico. No. Portale. Al pugno in faccia. Si intravede il portale. Ai pugni sulle gambe. Dai, un bel rilancino per iniziare. L'arco della sofferenza è qua ragazzi, 4 minuti ancora. Via. A Z4. Vale. È la seconda ripetuta di 3, quindi... Tipo ce n'è un'altra, eh? Certo, però dai, ci sono 3. C'è poco da ridere. C'è poco da ridere, Rebi. Ma noi ridiamo lo stesso, vedi? Noi siamo felici. Lo stesso, ma sì. Siamo a Parigi, Champs-Élysées. Cioè, esatto, bisogna essere ma felici. Che roba. Bisogna essere felici. Ma che, c'è pure il pubblico. Pubblico, delle grandi occasioni. Ma guarda quanta cioè, superiamo tanta gente, eh? A piedi. A piedi, sì, quelli a piedi li superiamo. Ecco, potete andare a prendere Van Der Poel a piedi. Esatto, dai, Van Der Poel a piedi. Che soddisfazione. Dai, che un minuto è quasi andato, eh. Ridendo e scherzando. Vedi? Aiuta. Quanti giorni hai riposato dopo il Tour de France? Ho fatto, no, un paio di giorni senza bici. Ah, solo? Sì. Vabbè, dai. Anche perché devo correre ancora. Dopo poco? Devo fare l'EcoTour. Ah, beh, una garetta. Quindi... Un'altra garetta. Sì. No, però sono recuperato, dai, un po'. Ho fatto qualche sgambata. Poi imparate magari di metterci dentro una distanza da 4-5 ore alla settimana per non perdere tutto. Certo. Per mantenere. Perché la condizione ti cambia, eh. Poi quell'anno avevo fatto anche... il Giro d'Italia, quindi ho fatto giro e tour. Nello stesso anno? Sì. Ah, esatto, ho fatto doppietta. Cristia, credo sia una cosa per pochi. Infatti pensare che Kuss abbia fatto in quel modo tutti e tre i grandi giri e vinto! Ha vinto il terzo. L'ultimo grande giro! Nei primi due si è allenato per vincere. È incredibile! Il terzo. È veramente incredibile. Si è scaldato. Ci vuole tanto motore, ma devi anche essere una struttura sì. Molto molto leggera. Certo. Pesare pesante, non può fare tre grandi giri. Non è possibile. Ti distruggi giro 75 kg. È pesantino, eh. Dai che nel frattempo ci manca un minuto e mezzo, eh. Forza che anche questo è quasi fatto. Ragazzi, tenete duro e incito gli altri per incitare me. Esatto. Funziona, oh. Dai ragazzi, vi vedo affaticati. Però sono 90 pedalate. Ultimo minuto. Ale. Ci siamo. E con bassi la cadenza ti pianti. Sì. C'è la modalità erga che ti distrugge. Che sembra che ti si aggrappa uno.
Dai. 40 secondi, vai Alan. Vai, così. Forza. Stiamo volando. Si vola. È carnevale che stiano i coriandoli. Il carnevale della fatica. Ma no, perché avrei sbloccato qualche... 20 secondi. È per darti la carica. Eh sì. Dai. Forza. Portale 85 in trionfo. Pedalate piene, oh. Grande. Quanto vado? Ti sei ripreso la grande? Chi sono? Dai. Vieni il portale della salvezza. Cacca miseria, corri. Dai che è fatta. Altri coriandoli. Coriandoli. Per festeggiare la mia fatica. Allora. Sto sweet spot. Come si farà a chiamare 4 minuti così sweet spot? Dobbiamo dobbiamo ridargli un nome? Ce lo inventiamo, eh? Perché sweet spot dovrebbe essere intorno ai 4, potrebbe essere anche un po' più vicino al 3. Z3. No, credo un po' più... E 4? Io ho messo 4 per tagliare la testa al toro. No. L'ho fatto male. Come hai fatto bene? Hai fatto bene ma male. Hai fatto giusto ma ti sei fatto male, mamma diciamo mia. Così. Comunque la buona notizia... è che ci manca l'ultimo. L'ultima ripetuta da 4 minuti e dopo... La brutta notizia è che è già finita questa recupero. Facciamo... La buona notizia è che è l'ultima. La cattiva che la sta per iniziare. Che sta per... Però dai, dopo c'è un maxi cooldown. Un cooldown. Ma va a dar via il cooldown. Però che bisogna guadagnarselo. Sì. Bisogna guadagnarselo. 30 secondi ci siamo, eh. Guardalo là in fondo il portale. Mi sembra in fondo, Remi. Aspetta. Perché mi lancio. Voglio entrare cattivo dentro il portale. Ti vedo che sei andato in fuga e mi hai staccato. Ah no, siamo insieme. Stai tirando il gruppo però. Concentrati. 5 secondi, 4 minuti. La testa 4, fatta bene, dai. Via. Dai che passa in un battito. Vabbè ragazzi. Quindi devi sentirti come quando facevi il Tour de France ed eri all'ultimo giro dei campi, Elisi. Sono super attento per là. Ho capito, però. Difficile. Stai facendo l'ultimo giro, Alan. Difficile. Sai che un minuto è quasi andato. Ma non avevo capito, mi hanno cambiato la maglia. Coriandoli erano per me. Sì, perché non sei più maglia di sé. Perché devo aver... sono maglia... Un minuto è andato. Sono maglia arancio, sono. Un minuto... Allora basta, è finita la maglia arancio. Forza, Alan. Dai che è peggio passato. Due minuti e 30 e ci siamo. A volte io quando lo sforzo è molto intenso chiudo gli occhi e cerco veramente di concentrarmi solo su quello che è la spinta e la pedalata. Mi sta tornando in mente il pugno in bocca preso a Parigi. Questo... Non so perché, vedi? Dai, guarda, siamo nell'ultima. Ovviamente sta facendo brutti scherzi. Dai. Forza, Alan. Si è fatta. Due minuti. Ci siamo. Dai, che è buona anche la cadenza. È buona la cadenza, eh? È buona, anzi. Grazie, che mi dai coraggio.
minuto e 30. Si può anche cambiare un po' per spezzare la posizione. Sui pedali, sui pedali. Seduti. Ogni tanto. Sui pedali. Per dar fuori. Adesso passa molto meglio, eh. Ma perché? Tanta roba, vedi, sui pedali. Ma no, dai, perché? Ah, dai, è già arrivato un minuto quasi. Vedi? Ridendo scherzando. Però ridere scherzare. Però passa di più neanche in compagnia, eh. Beh. Sì. Tu come fai lui da sola? Cioè, fai lui sì, sempre da sola. Ma solitamente sì. Ma sì, Davide, hai fatto compagnia. Mi fornisco. Dura, eh. Di piattaforme. Film. Ah, guardi film. Riesci a tenere la tabella? Sì, sì. Musica oppure film, serie TV. Vale. Forza, forza che è fatta. 30 secondi. Rebi, di qualcosa. Grande, grande. 20 secondi, 20 secondi. Dai, dai, è fatta. È fatta, ragazzi, per oggi è fatta. Per oggi è fatta. Stiamo scollinando e poi tutta discesa. Eccolo il portale della salvezza. Guarda lì. Della gioia, della felicità. Colpo di reni. Ale. Ole. Oh, mamma mia. Fatta. Grande, Alan. Adesso sono 8 minuti di recupero. Sì, perché sono i primi due relativi all'intervallo e poi ne abbiamo sei, altri sei finale. E dopo hai fatto due, sì, sei. Io ho impostato il cooldown di Swift che parte comunque da un'intensità non Z1, cioè parte un pochino più alta e va giù a scemare. Esatto. Però io preferivo farlo piano, cioè come adesso. Preferisco gestirmi da solo, però. Ah, ok. Però vabbè, voglio farmi ma del male. Sei sicuro che non è regolare? Il cooldown è. È un cooldown. Cool down. E quali serie TV guardi durante l'allenamento? Ma ultimamente sto guardando un po' dei cartelli messicani. Ah, okay, Narcos. No, La Regina del Sud. Ah, La Regina del Sud, ok, ho capito. Mi piace quel genere lì a me. Ah, crime. Sì, un po' azione, crime. Dove c'è, sono boss, spacciatori. Bravo, sì. Io ho qualcosa di simile, proprio all'italiana, Suburra. Ah, ok. Ho visto la quarta stagione. Ok. E diciamo che è una serie che mi ha fatto abbastanza innamorare, quindi. No, anche lei. Poi adoro il romano, quando parlo in romano ah, io ecco, godo. Vedi? Proprio piace troppo. Tu invece vai più sulla Colombia. Sì, sulla Colombia. Però devo dire che altrimenti una valida alternativa per me è riguardare magari delle gare che non sono riuscita a vedere. Guardo ah, okay. I replay, magari, sai, delle coppe del mondo di ciclocross. Ma tu dopo una gara dove ovviamente c'era copertura TV, la riguardi per capire dove puoi aver sbagliato? Ti era capitato? Ah, diciamo dipende, sì, a volte sì, soprattutto per, sai, a volte nella componente televisiva magari l'errore proprio tecnico di traiettoria riesci a coglierlo, ma magari non nel particolare, più errori da un punto di vista, sai, magari in partenza ti sei mosso male, sì, quindi rivedete ti fa è importantissimo, fondamentale, quindi ti fa capire determinate cose che magari, sai, cerchi di evitare poi le volte dopo e devo dire essere utile. Tu in partenza soffri solitamente? Variabile durante la stagione, nel senso nel che nel cross si parte veramente nel cross è fondamentale, a blocco. Diciamo che quando ho una buona condizione solitamente riesco a fare ottime partenze. Quando sto facendo un po' più fatica solitamente anche in partenza l'accuso subito. Però devo dire che tante volte vedo fare scelte sbagliate in partenza. Quando il percorso è molto impegnativo, ad esempio, dove mi rendo conto che si andrà a creare una selezione durante la gara, quindi una gara dove conta le gambe, non tanto il posizionamento, la tattica. Okay. Allora cerco di conservarmi un po' di più in partenza, fare una partenza un po' più regolare, in modo da non affaticarmi troppo.
e non subire troppo nelle gambe. Quindi parto un po' più cauta per poi magari uscire più. Ad esempio, alla quinta tappa del Giro d'Italia quest'anno a Cantoira, il percorso era particolarmente cattivo perché era veramente salita, discesa. Sapevo che sarebbe venuta una gara veramente dura, allora la scelta proprio pre-partenza è stata di dire: parto con calma. Sì. Con questa idea sono partita con un po' troppa calma, quindi diciamo che ho un po' sbagliato, però devo dire che comunque alla fine mi ha dato ragione questa strategia. Sì, perché poi alla fine ho vinto la tappa, quindi... Ah, ok, quindi alla fine è andata bene. Sì, sì, anzi è il giorno che poi ho vestito la maglia rosa e dopo ho reggiato. È determinante il riscaldamento, tappa. Il riscaldamento... Assolutamente. Devi partire perfetta. Per forza. Perché quando finisci il riscaldamento, che lo fate tutti sui rulli, giusto? Sì, sì, okay. Devo dire che qualcuno no, su strada, la maggior parte però sui rulli, sì. E quindi sui rulli tendi a sudare tanto e in quel passaggio... sudare tanto, comunque sei all'aperto, è freddo, sei all'aperto ed è freddo. Okay. Infatti devi trovare il giusto bilanciamento, vestirti... Non è pericoloso poi quel passaggio dal rullo alla partenza, alla griglia? Comunque ti cambi. Che ti cambi nel senso tutto. Io tengo, ho già sul body, però legato in vita, non è già sì. Indossato. Come quando si fa la crono. Quindi poi cambi la maglia intima e diciamo che vai alla partenza. Revi, questo allenamento a chi lo consigli? Cioè, a volte dico, non so, durante le feste natalizie, se volete bruciare il panettone, sì, dire così, se magari avete perso qualche giorno d'allenamento, certo, volete ripartire senza distruggervi troppo. Anche se comunque impostando le zone giuste, sì. No, state attenti, ovviamente quando utilizzate Swift aggiornare sempre la vostra FTP, ogni tanto qualche piccolo test, fare un test, sì, FTP ogni tanto aiuta, impiega sì, 10 sì. minuti. Sì, però ti permette di lavorare poi meglio in sì. quello che sono le sedute, quindi... E comunque lo Z4 è sempre Z4, E comunque Z4... Non te la regalano, già, anche se i VAT sono delle FTP sono giusti, Sì, sì, sì. Non te la regalano. Diciamo che è un buon allenamento per dire di essersi allenati, cioè... Sì, poi un'ora, Un'ora, su rullo non è banale comunque. Devo dire che io quando faccio le sedute di allenamento indoor con dei lavori... tendo a evitare di superare l'ora comunque, quindi, quindi solitamente un'ora, un'ora e un quarto. Ah, solitamente okay. La sessione, piuttosto ne faccio due. Sì, sì, da quando lavoro per GCN mi è capitato di farne anche delle 5, 6, 7. Ecco, no, io non l'ho mai provato. A fine della giornata come sei arrivato? Prosciugato? Devastato, quelle challenge strane da masochisti. Sì, da pazzi proprio. Cioè, proprio di ore di rulli in un giorno la fate più con GCN che... Che tutta la tua carriera lavora. Mi è capitato forse in passato di fare, sì, 4 ore di rulli in due tranche. Cioè okay, fare due, sì, ho fatto. Però, follia. Sì, bisogna sempre considerare, avevo cioè... un preparatore... Quanti nel 2004, si fanno. Nel 2014 un preparatore tedesco in Cannondale ci faceva fare anche... Se pioveva per più giorni anche 6 ore. È quello che volevo dire, cioè bisogna considerare se perdi tra virgolette solo un giorno che devi usare questo strumento o se poi diventa una settimana, però sì, anche 6 ore. Sì, in due blocchi, 2/3 anche mi sembrava, follia. Praticamente brutte robe. Tutto il giorno sui rulli praticamente. In quel caso forse è meglio un pugno in bocca, forse. In quel caso anche forse. Secondo me. Cioè, poi, come quello che è andato a me a Parigi che poi non mi sono, cioè, è andata bene, forse. Sì, sai che hai ragione. Fatto bene. Rivaluto il pugno. Dunque, siamo agli sgozzi, mancano. Ci siamo. 30 secondi. Revi, ti ringrazio per essere stata qui con noi, grazie averci a fatto te, compagnia. Grazie a voi. Ci hai portato un po' di buon umore e ci hai fatto passare questo allenamento sicuramente più a cuor leggero. Dai. Nonostante la fatica. Ti ho tenuto compagnia mentre soffrivi. È passata molto Vedi? Bene, devo dire la verità. Ho sofferto volentieri, poi a Parigi. Si scherza. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like e commentare, se vi va di commentare. Guardate in descrizione la tabella, non c'è altro che dirvi. Alla prossima puntata. Bravissima, Revi. Ciao. Ciao. Ciao.